Una settantina i lavoratori che nel 2019 hanno bussato alle porte della CGIL per denunciare casi di sfruttamento, vertenze che hanno riguardato circa 60 aziende a dimostrazione che il fenomeno c'è e prospera, un fenomeno che va arginato con più forza. Non possiamo pensare di sconfiggere questo sistema soltanto attraverso la tutela individuale. Occorre in realtà una vera e propria azione politica, che veda coinvolte anche le parti sociali, ma ci vuole una volontà politica per affrontare un tema come questo. Il progetto Lavoro Sicuro della Regione Toscana qualcosa ha modificato nell'organizzazione delle imprese, ma il distretto illegale non è stato sconfitto perché è chiaro a tutti che non basta togliere i dormitori dai capannoni per dire che va tutto bene. Ancora i problemi sono enormi perché il sistema continua a produrre illegalmente sfruttando i lavoratori. Se noi non rompiamo questa catena, il rischio è che il lavoro fatto dalla Regione Toscana con il piano non possa che come dire, darci questi risultati, ma non possiamo pensare che sia quel progetto a mettere in discussione un sistema. Un sistema che non riguarda solo l'imprenditoria cinese, che non riguarda solo confezioni e pronto moda. Un sistema che, anche quando scoperto, non sempre mette la parola fine allo sfruttamento e all'illegalità. Un sistema come questo si rimette in moto nel momento in cui paga una sanzione amministrativa. Questo è diciamo, un fatto inaccettabile. Siamo peraltro al paradosso di decreti quali quelli sicurezza targati Salvini che in realtà stanno avendo un effetto contrario rispetto alla sicurezza perché spingono molti lavoratori e molte lavoratrici straniere con permesso di soggiorno a rimanere nel sommerso. Ma le armi sono spuntate, così è difficile fare una battaglia. Così è impossibile, non è difficile, così è impossibile e non possiamo nemmeno pensare che questo sia un tema che interroghi soltanto il sindacato. Questo è un tema che oggettivamente interroga la politica, complessivamente intesa, le forze sociali. Qua tutti insieme dobbiamo tentare di capire come interrogare anche il governo di questo paese perché ci dia gli strumenti per poter contrastare questo fenomeno. E non sto parlando chiaramente di leggi speciali, basterebbe applicare quelle che ci sono.